Ben ritrovati! Come avrete sentito da molti notiziari in questi giorni, c'è una cometa che sta proseguendo la sua corsa nell'universo. È la cometa C2023A3, Chuchinshan Atlas. E proprio in questo video andremo alla sua caccia, mostrandovi il suo passaggio sulla penisola sorrentina e sul Golfo di Napoli. E ora, seguitemi! Gli astronomi hanno calcolato che la cometa, visibile alle nostre latitudini ad occhio nudo dal 12 ottobre fino alla fine dello stesso mese, dovrebbe impiegare almeno 80.000 anni per orbitare intorno al Sole. Pensate che probabilmente l'ultima volta che è stata visibile sulla Terra c'era ancora l'uomo di Neanderthal. A tal proposito, mi sono divertito a fare una ricostruzione, grazie all'intelligenza artificiale, di quella che poteva essere la visione del passaggio della cometa all'epoca. E ora scopriamo il significato del nome C2023A3 Chuchinshan Atlas. Il nome contiene dati su dove e quando la cometa è stata avvistata per la prima volta. La lettera C indica una cometa non periodica. Le comete di questo tipo hanno origine dalla nube di Oort, che circonda il sistema solare, e possono passare attraverso il sistema solare stesso solo una volta o impiegare da 200 a migliaia di anni per orbitare intorno al Sole. 2023A3 significa che la cometa è stata scoperta nel 2023, nella prima metà di gennaio, ciò corrisponde alla lettera A, ed è il terzo oggetto scoperto in quel periodo. Chuchinshan Atlas indica che la scoperta è avvenuta utilizzando i telescopi dell'Osservatorio della Montagna Purpurea in Cina, Osservatorio Astronomico di Jinshan, e dell'Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS appunto. Dal momento della scoperta ha proseguito la sua strada indisturbata attraverso il Sistema Solare, fino ad arrivare al punto di massimo avvicinamento al Sole il 27 settembre del 2024. Punto che si chiama perielio. Proprio la vicinanza al Sole ha innescato l'attività cometaria, si è iniziata a formare così la coda. Attualmente la sua lunghezza è, pensate, di circa 40 milioni di chilometri, mentre il momento di massimo avvicinamento alla Terra è stato il 12 ottobre 2024, quando è passata a circa 70 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta. È proprio questo il periodo di massima visibilità, grazie anche alle polveri presenti nell'enorme coda, polveri che riflettono e diffondono verso di noi la luce del Sole, accrescendo la luminosità della cometa stessa. E ora passiamo a capire dove e come è possibile vedere la cometa. La cometa è visibile al crepuscolo, nel punto dove tramonta il Sole, e man mano salirà nel cielo, ma la sua visibilità diminuirà sempre di più, dal momento che la sua coda sarà sempre più piccola. A questo punto chiediamoci quando potremo rivedere la nostra cometa. Non sappiamo se effettivamente ritornerà nel nostro sistema solare, dal momento che il suo percorso potrebbe essere deviato facilmente dai corpi celesti che può incontrare. Basti pensare che il suo nucleo è di appena 3 km di diametro. E ora godetevi le immagini e buona caccia alla cometa. Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a osservarla. Mi raccomando, prima di salutarci, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Tenetevi pronti per la prossima avventura. Ciao!